Siamo con Lorenzo Orsenigo, direttore generale di CMECO SPA. Ingegnere, in Italia uno dei materiali che sta avendo una grande diffusione, infatti recentemente un gruppo di ricerca italiano ha vinto anche un premio internazionale sulle case sostenibili realizzate con questo materiale, è il legno. Ma è un materiale di cui si conosce ancora poco, alcune caratteristiche, non tutti i laboratori sono pronti. Il mondo della certificazione si sta muovendo su questo materiale? Sì, il materiale, vabbè, è antico come il mondo, diciamo. È vero che noi in Italia abbiamo una tradizione di costruzione basata sul calcestruzzo, sul laterizio, cioè questa è la nostra tradizione. In questo momento si sta affacciando anche il legno per le costruzioni civili. Ci sono alcune zone d'Italia che sono particolarmente sensibili a questo fenomeno e faccio riferimento per esempio al Trentino, dove il legno è un elemento importante. Orbene, il Trentino ha sviluppato uno schema di certificazione per gli edifici in legno, questo schema si chiama ARCA, è stato sviluppato con il supporto di 3 organismi di certificazione, di cui ICMQ è uno di questi, e permette appunto di certificare per quanto riguarda la sostenibilità gli edifici in legno. Viene preso in considerazione il progetto, sia della fase iniziale, quindi viene visto il progetto per verificare se esso risponde ai requisiti di prestazione che ci si attende. E poi viene monitorata anche la fase di costruzione per avere la garanzia che, diciamo, che la fase realizzativa rispetti quello che era previsto a livello progettuale. Se tutto il processo va a buon fine, a questo punto viene rilasciata una certificazione che garantisce appunto il rating previsto da questo schema che si chiama ARCA. Ci sono già delle aziende che hanno fatto esperienza? Ci sono state già alcune certificazioni rilasciate, tra l'altro in questo momento si sta anche rivedendo un attimo lo schema per alcuni aspetti, perché si era partiti con un'asticella molto alta e quindi questo creava dei problemi anche diciamo così in fase realizzativa, perché ovviamente bisogna anche vedere quello che il mercato, com'è il mercato in questo momento, e quindi c'è stata questa fase di taratura che credo possa permettere di raggiungere la certificazione senza particolari oneri aggiuntivi, ma insomma seguendo un buon processo di progettazione e realizzazione. Grazie, ingegnere.